C'è la politica a meno di 48 ore dal Consiglio Comunale, nel corso della quale si discuterà dei rilievi della Corte dei Conti, che ha chiesto una manovra economica decisamente più coraggiosa per uscire dallo stato di difficoltà, altrimenti sarà inevitabile dichiarare il dissesto. È situazione di grande criticità anche per la raccolta dei rifiuti in città a causa delle pessime condizioni del parco macchine di Amica, mezzi vetusti che si rompono e costringono anche all'interruzione del lavoro. Questa mattina ci siamo recate lì con le nostre telecamere. E ci spostiamo in provincia, sul Golfo Sipontino, dove dopo un mese di fermo biologico è ripresa finalmente la pesca. Per vedere com'è andata siamo stati sul molo Peschereccio. Bene, noi ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria e subito dopo spazio al calcio, vi aspetto. Eccoci rientrati in studio. La sconfitta di Lanciano dopo quella con la Lucchese ha messo a nudo le difficoltà del giovane Foggia di Zema, difficoltà ampiamente previste alla vigilia che hanno tra le altre cose caratterizzato anche il passato delle gestioni di Zema. La sintesi di Rino Palmieri. Esordio a Mario nel campionato di eccellenza per il Manfredonia di Karel Zeman, bene il Vieste che stende il Cerignola, pari interno per il Lucera. Ebbene, noi siamo in chiusura, prima di salutarci spazio alle previsioni del tempo, partiamo da domani dove sono previste nubi di passaggio, i venti saranno prevalentemente moderati, temperature comprese tra i 19 e i 30 gradi, pioggia alternata schiarita per dopodomani, temperature comprese tra i 19 e i 29 gradi. È tutto per questa edizione, vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione di Teleradio R torna puntuale domattina alle 7 con l'edicola in onda anche sulle frequenze di Radio Nova. Per quel che mi riguarda è tutto, non mi resta che augurarvi una serena buonanotte.